Osservate, è uno strumento delicatissimo ed è possibile muoverlo in qualsiasi direzione, senza alcuna oscillazione. Al calar del sole inizierò le mie osservazioni. Signori, il cannocchiale ci ha svelato i movimenti dei cieli. Come dice Bacone, l'uomo è ministro e interprete della natura ed egli può comprenderla soltanto osservando attraverso l'esperienza e l'intelletto l'ordine di essa. Egli non sa nulla di più, né potrebbe sapere di più. Nulla, veramente nulla. Ed è l'ignoranza delle cause che ci toglie la conoscenza degli effetti e ci impedisce di agire sulla natura secondo le sue leggi e quindi ci impedisce di assoggettarla a noi. Anche questo è un pensiero di Bacone, perché non si vince la natura che obbedendole. E quando ignoriamo le cause, le nostre spiegazioni dei fenomeni naturali nascono dalla nostra fantasia e Dio sa quanto la nostra fantasia sia fallace. Ogni secolo ha le sue mode, ma poi le mode passano e il mondo rimane sempre lo stesso. Ho molta ammirazione per voi, astronomo Cyprus. Siete il più esperto astronomo che io conosca. Ma, se mi permettete di dirlo, seguite in questo momento una moda perniciosa. Incitate le follie di alcuni innovatori che io non approvo in nessun modo. Beh, ma non vi sembra di esagerare un po'? Stimo la vostra dottrina, ma non vi posso approvare quando pretendete di andare a scoprire nei cieli nuovi pianeti con questi vostri strumenti che non si sa se siano più o meno fallaci dell'occhio umano. E soprattutto quando pretendete di aggiungere senza alcuna prudenza nuovi pianeti a quelli già conosciuti. Non riesco a comprendere come scoprire un nuovo pianeta possa essere un'imprudenza. È un'imprudenza estremamente grave, perché è facendo così che quelli come voi hanno rovinato l'astrologia e distrutto tutte le sue connessioni con la medicina. Hanno aggiunto ai disegni dei cieli nuovi astri senza pensare alle conseguenze. Hanno rotto l'ordine dello zodiaco. Hanno sconvolto le qualità note delle stelle fisse. Il calcolo dei mesi nella formazione dell'embrione. L'influenza e le ragioni degli astri nel corso dei giorni critici e altre innumerevoli verità che dipendono tutte dal numero settenario dei pianeti. Allora, a vostro avviso, bisognerebbe fermare ogni progresso della scienza soltanto perché ad alcuni dà fastidio rimettere in ordine i loro vecchi manuali. Non bisogna aver paura di scrivere nuovi trattati, nuove somme, nuove spiegazioni della struttura del mondo. Se no, si giunge al paradosso di Martin Horky. Non ho mai sentito parlare di questo signore. Un presuntuoso che quando vide attraverso il cannocchiale il vero disegno dei cieli rimase turbato perché ciò che vedeva non corrispondeva ai disegni degli astri che aveva studiato sui manuali. Scrisse allora a Keplero che il cannocchiale, quando viene rivolto alle cose terrestri, fa meraviglia. Esso ingrandisce gli oggetti e riesce a scoprire tutto ciò che si vede a occhio nudo, ma puntato verso il cielo non serve a nulla. Io approvo le teorie di Keplero, ho verificato molte delle sue osservazioni e ho rifatto molti dei suoi calcoli. Se non fosse morto 2 anni fa, sarei andato a trovarlo a Lisbona, dove si era rifugiato a causa delle guerre di religione, per ricevere la sua approvazione. Le orbite dei pianeti sono delle ellissi di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Quando Keplero fece i primi calcoli, traendoli dalle osservazioni del suo maestro Tycho Brahe, commise solo un errore che poi del resto corresse. Scambiò le ellissi per degli ovali. L'idea genialissima di Keplero fu quella di rappresentare le osservazioni sul corso degli astri come si sarebbero potute rilevare osservandoli dal Sole anziché dalla Terra. Egli calcolò in 687 giorni il percorso intero, cioè la rivoluzione di Marte, lungo la sua ellisse attorno al Sole. Risolvere, rivoluzionare, significa ritornare continuamente al punto di partenza. Alla fine di ciascuna ellisse, infatti, il pianeta ritorna nell'identico posto del cielo. Questo posto e il posto del Sole sono i due punti fissi ai quali egli si riferì per poter determinare la posizione della Terra. Con questa specie di triangolazione dei cieli, Keplero è riuscito a calcolare il percorso di ogni altro pianeta attorno al Sole, la velocità e le distanze tra i pianeti. Questi studi sono di grandissima importanza. Per esempio, la Terra ci appare molto più grande di tutti gli altri corpi celesti e la Luna e il Sole ci appaiono più grandi di tutte le stelle.
Ma se noi correggiamo il difetto della nostra vista per mezzo di ragionamenti geometrici, che sono gli unici ad essere infallibili, noi ci renderemo conto che la Luna è lontana da noi, diciamo, all'incirca 30 volte il diametro della Terra, ed il Sole 6 o 700 diametri. E confrontando queste distanze con quello che è il diametro apparente del Sole e della Luna, troveremo che la Luna è più piccola della Terra e che il Sole è molto, molto più grande. Avreste per caso anche voi l'intenzione di aggiungere qualche nuovo pianeta a quelli già conosciuti? Vedo che anche voi vi siete lasciati eccitare dalle mode degli innovatori. No, io non sono un innovatore. Cerco semplicemente di riuscire a scoprire con assoluta certezza il vero volto dell'universo. Spero che vi sarete almeno reso conto che l'universo è immenso e il suo vero volto è molto lontano da voi. In attesa del buio, scaldiamoci ancora con del cioccolato. E adesso, signori, vi mostrerò qualcosa di meraviglioso. Dirigerò il cannocchiale verso le Pleiadi. Spengo la lucerna. Ecco, signori, ammirate le Pleiadi. Devo ammettere che funziona. Le meraviglie dei cieli. Come vasto il cielo.